Al termine della prima amichevole estiva, partiamo con le domande al mister Giacomarro. Buonasera mister, un commento intanto ovviamente sulla partita. Chiaramente non era importante il risultato, però una squadra, giocavate contro una squadra che aveva già iniziato la preparazione tra l'altro, quindi c'era anche questa variabile qui, però nel complesso come ha visto la formazione oggi? Bene, perché abbiamo avuto dei carichi importanti tutta la settimana, in questi 6 giorni che ci siamo conosciuti. Sai benissimo che noi, io personalmente non conoscevo nessuno di questi 20 ragazzi che ho a disposizione, perciò avere già un gruppo che sembra già da parecchi giorni che lavora insieme, insomma, è un dato importante per me. Sono contento che nessuno si è fatto male, perché sai benissimo con questo caldo c'è il rischio di farsi male veramente all'ordine del giorno, però sono contento di tutto quello che hanno fatto. È normale che quando vuoi fare una cosa, il cervello vuole fare una cosa e le gambe ne rispondono un'altra, però tutto sommato è stata una buona partita, con una buona intensità, con buone idee, che è la cosa più importante per me. Sono fiducioso sempre per il proseguo. Senta mister, a parte insomma, l'importanza della gara relativa, qual è il reparto che le è sembrato un pochino più avanti, ecco, se si può dire così? A me mi ha impressionato la difesa, ad esempio. Infatti la difesa è quella, come ben sai, la fase difensiva è quella più facile da fare, prima è andare a sviluppare il gioco per mettere in condizione tutti gli attaccanti di fare gol, però la difesa è il reparto dove noi siamo sulla carta più forti, insomma, dove difensori centrali sono i difensori che hanno fatto nel primo tempo sotto a mano. Poi abbiamo anche a Lorenzo Polvani, che è un altro difensore che ha registrato bene con la difesa a 4 nel secondo tempo, perciò i difensori sono contento, sono veramente soddisfatto, perché sono ragazzi che si allenano a 100 all'ora e soprattutto hanno quell'esperienza che ci serve durante il campionato. A proposito del campionato, una domanda che è un po' dalla partita, venerdì sono stati insomma svelati gironi, che pensa di questo girone? Questo o l'altro del Toscano, sono campionati dove ci sono 4-5 squadre che lotteranno per vincere, per andare in Lega Pro. È normale che ci hanno messo pure il Piacenza, perciò Piacenza noi, e Ravenna che già l'anno scorso perso il campionato per 1 a nulla e penso che fa carta squadra come Fiorenzuola si può inserire nella lotta per cercare di vincere questo campionato. Poi sai benissimo che anche nell'arco dell'anno può uscire sempre qualche squadra dove gli under erano presi da altri giovani importanti, perciò ti possono dare fastidio, però sono quelle 4-5 squadre che lotteranno per un posto al sole, insomma, diciamo, per la vittoria del campionato. Noi siamo un ribelle perché abbiamo fatto degli investimenti importanti, abbiamo una società e una proprietà altrettanto importante, perciò dobbiamo dare soddisfazione a tutti, soprattutto ai tifosi, a cattivarci simpatie per come oggi che dopo tanto tempo insomma, ci sono venuti a trovare e penso che ricompattando un po' l'ambiente ci possono dare anche una mano loro. Il suo compito è quello che diceva, è ancora più difficoltoso perché chiaramente è un 11 da assemblare completamente, a differenza solo del Ravenna o del Piacenza che hanno 5-6 giocatori lo scorso anno, ecco, è un po' questa la differenza. Noi siamo un 11, oggi li ho messi in difficoltà perché dal 3-5-2 siamo passati al 4-4-2 con 4-5 under in campo, che non era facile perché in 6 giorni a livello tattico ha lavorato poco, ha lavorato più a livello fisico, però la squadra non è mai andata in confusione, che questa per me è una cosa determinante. Poi sai benissimo che anche loro sanno che hanno una maglia gloriosa, una maglia importante, perciò tutti devono dare il 150% anche nelle amichevole, perché lo dobbiamo fare per rispetto anche di quelli della proprietà che ha messo su una squadra veramente di livello, e perciò dobbiamo essere tutti riconoscenti per questo. Mi pare molto soddisfatto, mister, no? Sì. L'ha detto più volte, ed è anche più la rosa. Manca qualche altro tassello, però l'abbiamo già individuato, penso che la prossima settimana si aggregherà a noi, però ripeto, noi abbiamo 20 titolari dove sanno che l'importanza
della posta in paio che c'è, perciò devono dare tutto il 150% per arrivare a un obiettivo che è quello prefissato da tutti noi.